Benvenuti a questo nuovo appuntamento con informazione dalla provincia del Sulcis, Presidente TV. Apriamo con la cronaca questa edizione, con l'episodio che ha visto purtroppo un atto intimidatorio ai danni dell'assessore dei servizi sociali del comune di Sant'Antioco, Mariella Pirenda, che domenica pomeriggio aveva assistito dal palco delle autorità allo spettacolo delle pariglie sul lungomare Silviolla ed aveva ricevuto anche un riconoscimento dall'associazione Pro Loco che ha organizzato l'evento nell'ambito dei festeggiamenti per Sant'Antioco Martire, patrono di Sant'Antioco e della Sardegna, al quale hanno assistito alcune migliaia di persone. Nel corso della notte poi, intorno alle 4:30 del mattino, la mala scoperta di un gravissimo atto intimidatorio appunto subito da parte di ignoti che hanno dato fuoco alla sua auto. Mariella Pirenda, assessore dei servizi sociali, politiche giovanili, sport e servizi cimiteriali del comune di Sant'Antioco, è ancora incredula per quanto le è accaduto, segno evidente di un degrado sociale che si diffonde ormai in tutte le comunità locali, prendendo di mira molto spesso gli amministratori locali appunto. Sono stati numerosi gli attestati di solidarietà ricevuti fin dalle prime ore del mattino dall'assessore Pirenda, a parte i suoi colleghi d'amministrazione, hanno espresso fra gli altri solidarietà Ignazio Loci, consigliere regionale, che ha espresso appunto vicinanza e solidarietà all'assessore, bersaglio di un vile atto intimidatorio. È inaccettabile che accadano episodi simili, ha detto Loci. Anche Gianluigi Rubio ha definito il gesto inqualificabile e inspiegabile, il capogruppo dell'UDC. Si tratta di un vile atto intimidatorio nei confronti di un amministratore che è in prima fila per arginare le problematiche sociali che investono un pezzo del Sulcis Iglesiente. Giuseppe Casti, sindaco di Carboni e presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, ha espresso solidarietà a nome dell'associazione, appunto degli enti locali, e se l'ipotesi appresa sino a questo momento dovesse essere confermata, ha aggiunto Casti, e cioè che si tratterebbe di un incendio doloso, non si può che ribadire la dura e ferma condanna verso questi atti vili di violenza. Anche Roberto Puddu, segretario generale della CGIL, ha inviato un messaggio a Mariella Pirenda: te e i tuoi cari che insieme a te saranno increduli e preoccupati per il vile atto di intimidazione che hai subito, la solidarietà mia personale e di tutta la CGIL del Sulcis Iglesiente. Ieri sera intanto Mariella Pirenda ha comunque partecipato alla processione, per l'esattezza, alla processione della 657esima edizione della festa di Sant'Antioco Martire ed era presente davanti alla Basilica al momento della partenza. L'assessore degli enti locali Cristiano Irriu, ieri sera, a margine dei festeggiamenti per il santo patrono della regione e di Sant'Antioco, ha incontrato a Sant'Antioco appunto l'assessore Pirenda, e ha portato alla stessa la solidarietà della regione. Mariella Pirenda ha ricevuto anche nell'occasione una telefonata dal presidente della giunta regionale Francesco Piglio, che l'ha incoraggiata a proseguire nel suo lavoro, nonostante questo episodio violento che non ha niente a che vedere con il confronto democratico e civile che dovrebbe animare la vita delle nostre comunità. Ha concordato un incontro con gli amministratori locali del territorio da tenersi a Sant'Antioco, alla sua presenza in data ancora da fissare. Il presidente Piglio ha poi confermato la riunione organizzata con l'ANCI in programma il 18 aprile ad Abbasanta per illustrare a tutti i sindaci della Sardegna il sistema della videosorveglianza progettato anche per garantire maggiore sicurezza nelle principali località dell'isola. Ieri sera Sant'Antioco, come abbiamo appena accennato, ha rivissuto momenti di grande emozione nella giornata più significativa della 657esima edizione della festa di Sant'Antioco Martire. Alle 17:30 il vescovo di Iglesias, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, ha celebrato la messa solenne nella Basilica, accompagnata dal coro Anninola di Desulo. È seguita la solenne processione con banda musicale, gruppi folk, cavalieri in costume, tracchias e suonatori di Leonendas provenienti da tutta la Sardegna che, partendo appunto dalla Basilica, ha attraversato le vie più importanti della città, ornate con rami di palma a significare il martirio. Una folla imponente e festosa ha accompagnato il santo in processione ed ha atteso a bordo delle strade e nelle piazze per una preghiera o una richiesta di grazia. Numerosi sindaci presenti in fascia tricolore, la regione era rappresentata, come abbiamo appena sottolineato, dall'assessore degli enti locali e urbanistica, Cristiano Irriu. Nelle prossime edizioni trasmetteremo un più ampio servizio con altri filmati. Sono stati compiuti passi avanti nel progetto per l'ossicombustione in pressione e portato avanti dalla Sotacarbo e da ITEA, società del gruppo Sofinter. Le due società hanno stipulato un accordo per completare entro 4 mesi lo studio di fattibilità di un impianto sperimentale di grossa taglia per uno sviluppo dell'ossicombustione in pressione
senza fiamma, una tecnologia già testata con ottimi risultati in un impianto pilota da 5 MW termici situato a Gioia del Colle in provincia di Bari. Questo processo, effettuato a elevata pressione, consente di ottenere una combustione uniforme senza fiamma apparente. L'uniformità delle temperature rende pressoché nulla la formazione degli ossidi di azoto, una delle principali specie inquinanti degli impianti convenzionali. Non solo, i fumi di combustione, costituiti quasi esclusivamente da vapore acqueo CO2, possono essere facilmente trattati per la separazione della stessa anidride carbonica ottenuta facendo condensare il vapore, che può essere confinata geologicamente o impiegata come materia prima per la produzione di combustibili puliti come il metanolo. E torniamo alla protesta dell'associazione Le Rondini per l'assistenza domiciliare integrata. L'ennesima protesta portata avanti dai familiari dell'associazione Le Rondini, scrive in una nota Emanuele Cani, deputato del PD, associazione che rivendica l'intervento della Regione per far sì che venga fornita l'assistenza ai pazienti di terzo livello, ADI, attraverso medici e infermieri della rianimazione, è inaccettabile. Non è pensabile, aggiunge Cani, che per vedere garantito un diritto, quello della salute alla salute e alla vita dignitosa anche nella malattia, si debba ricorrere a forme di protesta come quelle che stanno portando avanti queste persone con grande dignità. Non è accettabile che la Regione e la ASL, attraverso il suo commissario Onnis, perdano ancora tempo invece di affrontare e risolvere questa situazione. Considerato il fatto che la soluzione a questa vertenza è, come spiegato da tempo, abbastanza semplice, proprio non si riesce a capire quali siano i motivi di tanto ritardo. È doveroso da parte della Regione un intervento immediato, ha concluso Cani, e deciso per far sì che questo problema venga risolto una volta per tutte. La nuova legge di governo del territorio, che nei prossimi giorni approderà sul tavolo della Giunta regionale, è stata al centro dell'intervento dell'assessore degli enti locali Cristiano Elrio durante l'incontro con la rete delle professioni tecniche che si è tenuta ieri mattina all'Istituto Mossa di Oristano. Il testo di riordino generale in materia urbanistica, ha sottolineato Cristiano Elrio, riuscirà a dare risposte più adeguate alle attese di tanti portatori di interesse che da tempo chiedono semplificazione e maggiore certezza. Si tratta di un provvedimento che conterrà una serie di disposizioni, le quali terranno conto anche di una serie di proposte che sono arrivate dagli operatori della pubblica amministrazione locale. Niente paura, con le ACLI attraversiamo il cambiamento per una Sardegna più giusta. È il titolo del 13° congresso regionale delle ACLI della Sardegna, che si terrà sabato prossimo, 16 aprile, a partire dalle ore 9, nella sede del seminario arcivescovile di Cagliari, in via Monsignor Cogoni 9, appunto. La giornata si aprirà con i saluti dell'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Arrigo Miglio, ed entrerà nel vivo con la relazione del presidente delle ACLI Sarde, Fabio Meloni. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali e dei delegati nel pomeriggio. A partire dalle ore 16 è in programma l'approvazione della mozione finale e delle proposte di modifiche statutarie, e subito dopo l'apertura dei seggi per il rinnovo delle cariche. Parteciperanno alle votazioni del congresso 143 delegati espressi dai quattro congressi provinciali. Il nuovo consiglio regionale, che eleggerà il presidente regionale, resterà in carica fino al 2020. Si completerà così, per quanto riguarda la Sardegna, il percorso verso il 25° congresso nazionale delle ACLI, in programma a Livorno dal 5 all'8 maggio prossimo. Sono circa 45.000 gli stranieri residenti in tutto il territorio sardo, oltre 14.000 nella sola provincia di Cagliari. Romania, Marocco, Senegal e Cina costituiscono le principali aree di provenienza. Oltre il 60% degli immigrati in Sardegna ha meno di 40 anni e più del 50% è formato da donne. La fonte è Demo Istat del 1 dicembre 2015. La Sardegna è terra di immigrazione da più di 20 anni. Il dialogo interculturale, gli scambi di esperienze e di valori richiedono processi di accompagnamento che devono favorire la formazione di un tessuto sociale nuovo, passando necessariamente per l'inclusione dei migranti nel mercato del lavoro sardo. È in questo scenario che si inserisce il progetto Formazione Impresa Immigrati, progetto di collaborazione tra associazioni che promuovono l'integrazione attraverso l'imprenditoria in Sardegna, con il sostegno di Fondazione con il Sud nell'ambito dell'iniziativa Immigrazione 2014. Il lancio di questa iniziativa è previsto il 14 aprile, cioè dopodomani alle 9:30, presso la Biblioteca Regionale Viale Trieste numero 137 a Cagliari.
La disoccupazione giovanile causata da una crisi sempre più pressante costringe i migliori giovani sardi ad abbandonare l'isola alla ricerca di un futuro altrove. Tra le possibili azioni di contrasto a questo fenomeno, che anno dopo anno impoverisce la nostra regione, vi sono le opportunità di formazione e crescita professionale date dai programmi europei. Per tale ragione, l'associazione TDM 2000 ha realizzato oggi, esattamente nell'aula del Consiglio regionale di Via Roma a Cagliari, un incontro di presentazione delle opportunità europee di formazione e lavoro nei settori del turismo, della cultura e dell'imprenditoria. Oggi 12 aprile, per importanti lavori sul sistema informatico del Comune di Carboni e sulle connessioni con l'esterno, è prevista l'interruzione dei collegamenti internet. Per questo motivo non saranno raggiungibili il sito internet comunale, gli indirizzi di posta elettronica e mail degli uffici e dei servizi comunali. Il Comune di Carboni ha comunicato questa interruzione, scusandosi anche nel contempo per il temporaneo disagio. Il capogruppo di Casa Iglesias, Valentina Pistis, ha presentato un'interpellanza sulla situazione del patrimonio immobiliare del comune di Iglesias. Premesso che il comune di Iglesias ha un importante e rilevante patrimonio immobiliare, anche di altissimo pregio, e che ad oggi la gestione di questo patrimonio immobiliare è assolutamente inadeguata, ha sottolineato nell'interpellanza Valentina Pistis, è considerato che un immobile, se rimane inutilizzato, non solo non produce alcun reddito, ma col tempo necessita di manutenzione e di conseguenza consuma risorse, drenando fondi del bilancio comunale. Chiedo al sindaco Emilio Galeazzo se l'amministrazione non ritenga opportuno procedere ad un censimento dettagliato ed aggiornato degli immobili di proprietà comunale, se l'amministrazione non ritenga opportuno rilevare in particolare quelli che risultano inutilizzati o sottoutilizzati e infine se l'amministrazione non ritenga opportuno informare il Consiglio Comunale sugli immobili concessi alle associazioni che operano nel sociale, sanitario, culturale, sportivo e tempo libero e o qualsiasi altra persona giuridica con quali modalità e o criteri e a quali condizioni. Lo scorso 8 aprile è stato siglato in via definitiva il contratto collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2016-2017 e sono state emanate le relative ordinanze ministeriali. Ieri l'ambito territoriale scolastico di Cagliari ha diramato alle 128 scuole dello stesso ambito, comprendente Cagliari, Campidano di Cagliari, Sarrabus Gerrei, Sarcidano, Barbagia di Seulo, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente, una circolare nella quale si trasmettono il contratto collettivo nazionale integrato e le ordinanze ministeriali e si forniscono ulteriori istruzioni, oltre che tre schede riepilogative relative a fasi mobilità docenti, presentazione domande, termini adempimenti ufficio. Le operazioni dalle quali dipenderà il buon avvio dell'anno scolastico 2016-2017 e che includeranno anche tutte le varie centinaia di docenti neoassunti dalla Buona Scuola 2015 riguarderanno i circa 13.000 dipendenti delle 128 scuole dell'ambito che con una popolazione scolastica di circa 100.000 alunni, mi correggo, è uno dei più grandi d'Italia. Un nutrito pubblico nella notte di sabato ha sfilato temperature non proprio primaverili, riversandosi in piazza per assistere a Sant'Antioco ad uno spettacolo di cabaret. Pino e gli anticorpi, direttamente dal Supercinema di Carbonia, dove sono presentati per la promozione del film che li vede i protagonisti Bianco di Babudoyou, di Igor Bidau, Cossu e Zara ed altri artisti locali, sono riusciti a riscaldare tutti i presenti attraverso battute e gag dal tono a volte malizioso ed oltre all'insieme di malintesi e fraintendimenti. Una comicità trascinante che il pubblico ha più volte mostrato di gradire attraverso risate ed applausi. Pino e gli anticorpi, Michele e Stefano Manca, si sono poi deliziosamente intrattenuti dietro il palco per far foto con i fans accorsi numerosi. Iniziata così la 657esima edizione della festa di Sant'Antioco, un santo che viene dal mare, che poi si è sviluppata, come abbiamo visto, con le altre manifestazioni. Vediamo ora un'intervista realizzata da Nadia Pischi al Supercinema di Carbonia con Pino e gli anticorpi e Gabriele Cossu. Siamo con Pino e gli anticorpi? Stefano? Gabriele? Nadia, siamo qua al Supercinema di Carbonia dove abbiamo avuto l'onore, giusto, di arrivare qui con Bianco di Babudoyou. Bianco di Babudoyou è un film che mi entusiasma in particolar modo perché il cast è quasi completamente sardo, girato in Sardegna, nella nostra isola, e qui abbiamo appunto tre protagonisti del film. Iniziamo con Michele, a cui chiedo un'emozione. Nel fare il film, già fare il film è stata una grandissima emozione. Farlo in Sardegna poi. Assolutamente, sì, certo. Portare il nostro territorio, la nostra isola fuori, oltremare, che dici?
Beh, assolutamente, anche perché la Sardegna si presta a dei panorami bellissimi, delle location particolari. In teoria, per girare un film in Sardegna puoi fare quello che vuoi, c'è la spiaggia, c'è l'entroterra, ci sono le città, c'è anche il deserto se lo vuoi, c'è di tutto. C'è Gabriele Costa, non dimentichiamo. Ecco, no, io premetto che ne sarei onorato, ma non faccio parte di Pieno di Anticorpi, purtroppo. Sono stato traghiggiato, si dice in italiano, a fare questa bellissima esperienza che per me è stata fenomenale, perché era un agito ogni giorno di ripresa. Non avendo incarichi di responsabilità se non quello di recitare, mi sono divertito e basta. Quindi insomma, divertirsi lavorando credo che sia il massimo, giusto? Sì, è un privilegio, diciamo. Un privilegio. Quindi, come dire, un'emozione fare questo film, un'emozione portarlo in giro per le sale. Adesso cosa aspettiamo? Adesso aspettiamo l'Oscar. Fantastico! No. Oscar? Conosci Oscar? Oscar, sì, un amico sta arrivando. Magari, speriamo che arrivi presto, no dai. Allora, regista Igor Bidau, manca anche un altro componente di Pieno di Anticorpi, giusto? Mi riferisco a Roberto. C'è Roberto Fara. Impegnato in una... Roberto Fara è stato storicamente con noi in un trio, adesso sta portando avanti dei suoi progetti. Nel film chiaramente ci siamo tutti e tre, vediamo in futuro cosa succederà. Cosa succederà? Quello che ci auspichiamo è che il film abbia successo, che possa portare la nostra isola e i nostri interpreti sardi in alto, perché insomma è importante questo. A noi basterebbe anche arrivare a Porto Torres. ecco qua, cioè non si può fare un'intervista seria, no, con loro no, assolutamente. Questa è seria. Questa è seria, quindi ci accontentiamo di Porto Torres? No, dobbiamo volare più in alto. No, è seria rispetto allo standard. Ah, è seria rispetto allo standard, aiuta, certo, a trovarmi qua in mezzo, insomma. Un messaggio, perché comunque il film è una commedia, è brillante, però porta un messaggio molto importante. Porta un messaggio, però è un messaggio nascosto, non so se possiamo svelarlo, perché poi noi vogliamo intrattenere, se poi si danno troppi messaggi. Quindi non svegliamo niente. Quindi andate a vedere il film e capirete se c'è un messaggio. Poi se lo capite poi ci telefonate e ce lo spiegate. Sta per partire, qui si sente la musica al Super Cinema di Carbonia, quindi che facciamo? Andiamo a vedere. Auguriamo una buona visione e andiamo a vederci il film. Grazie infinite e buon proseguimento. Oggi alle ore 20, a replica domani sempre alle 20, la sala settecentesca della Biblioteca Universitaria Via Università 32 per la 22esima edizione di Echi Lontani, musica d'epoca e luoghi storici, ospita il documentario di Werner Herzog, Gesualdo, Morte a cinque voci, per il primo dei due appuntamenti in memoriam dedicati ad Alan Curtis. L'ingresso è libero. Siamo all'ultima notizia, la saletta comunale sotto il portico di Piazza Roma a Carbonia ospiterà una nuova mostra di pittura. Nell'ultima riunione di giunta l'amministrazione comunale ha messo a disposizione i propri locali per la mostra dell'artista Angelo Litarru, che esporrà nella saletta vicino al Teatro Centrale il prossimo 16 e 17 aprile in coincidenza con la rassegna fieristica Primavera sul Citala. La mostra di Angelo Litarru è l'ultima in ordine di tempo ospitata nella saletta di Piazza Roma, che ha accolto numerosi artisti e giovani talenti. Era, come detto, l'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi do appuntamento come sempre alle nostre prossime edizioni. Buona giornata.